Eccoci, grazie. Campanella suonata, l'avete udita, bene, forte e chiaro. Ora, dopo aver degustato questi due antipasti, realizzati con la collaborazione primaria, fondamentale dell'azienda Stuart, che ci ha fatto conoscere una marmellata alla anguria bianca accompagnata con zenzero, ci ha fatto conoscere uno dei loro 100 tipi di pomodoro trasformato dagli chef dei 12 monaci in salsa, e ci ha fatto conoscere la loro farina di grani antichi. E poi il quarto elemento, ci ha fatto conoscere anche i peperoncini che accompagnavano la salsa di pomodoro. Ecco, il peperoncino, 580 specie di peperoncino, tipi di peperoncino, 100 tipi di pomodori. Questo è solo un assaggio dei prodotti dell'azienda sperimentale Stuart di Parma, e il resto lo degusteremo durante la serata. Ora però la serata entra nel vivo anche dal punto di vista letterario, per cui sono assaggi di alcuni racconti chiaramente erotici, attraverso delle presentazioni, credo piccanti, che le autrici e gli autori faranno tra di loro. Nel senso che chi non è mai stato a Mangia come scrivi, forse non sa che ogni autore, durante le nostre serate, non parla mai di sé, non usa mai l'autoreferenzialità, presenta sempre un collega. Pertanto, dopo aver degustato questo doppio antipasto, Maya Desnuda presenterà Liviana Rose, dopo il primo Liviana Rose presenterà Dante Bernamonti, conosciuto anche come Faber, dopo il secondo Faber presenterà Maya Desnuda. Se non si è obbligato prima, presenterà Maya Desnuda. Se ce la fa, come dicono, no? Se ce la fa, ecco, se non ce la fa. Allora, io comincio con una presentazione dolce di Sonia Pampuri, Maya Desnuda, poi lei certo farà la presentazione piccante di Liviana Rose. Sonia Pampuri, anche Maya Desnuda, è una scrittrice in ognuna delle incarnazioni polietiche differenti della sua esistenza. Una scrittrice per professione, se ancora in questo modo si può considerare un giornalista. Una scrittrice per piacere e necessità esistenziale sin da bambina. Una scrittrice per passione, la stessa che guida da sempre ogni sua scelta personale e colora di carminio i suoi racconti. Una donna che oggi, a 42 anni, ha trovato il suo equilibrio nell'alimentare continuamente lo squilibrio della sua esistenza. Serena perché ha imparato ad accettare che la quiete non fa per lei, non le appartiene. L'erotismo è il suo canale espressivo privilegiato e lei pubblica i suoi racconti su numerosi siti web specializzati, tra cui Eroxe.it, che è un altro partner della nostra serata, e il suo mondo e le sue passioni sono raccontate da sempre sotto lo pseudonimo di Maya Desnuda, e li potete trovare a rete sul sito mayadesnuda.com. Ora, questa è la presentazione dolce, adesso ci aspettiamo qualcosa di piccante da Maya Desnuda, che abbiamo scoperto tra le altre cose essere anche inquieta per natura e da piccola, non so, da grande, da sempre. Posso aggiungere l'ultimo dato, permettimi? Come va? Questa ragazza lo scorso anno, nel 2012, a fine settembre... Ragazza è molto carino, vero? L'ho trovato carino. Suggerirei l'applauso per la ragazza. Ecco, voleva nascondere quello che stavo per dire. Vinse l'Oxe Award, che viene considerato l'Oscar in Italia, per il miglior racconto erotico. Per cui, insomma, è anche un'autrice premiata agli Oxe Award, le cui premiazioni in 2013 si terranno, tra le altre cose, sabato prossimo, 28, aiutami a ricordare Liviana, 28 settembre, anzi bello, al Teatro Pallavicino, ore 19. Ora nel microfono, a lei l'attenzione nostra, ascoltiamo come Maya Desnuda presenta Liviana Rose. Grazie. Allora, io penso che il profilo di Liviana sia uno di quelli che meglio si adattano al senso di questa serata, no? Perché è il connubio Eros e Cibo, e lei forse si incarna più che chiunque altro dei presenti questa sera. Come forse alcuni di voi sanno, lei è la titolare di un ristorante in cui ho mangiato, quindi con cognizione di causa posso dire che si mangia meravigliosamente bene, quindi che è il trionfo dei sensi, e è una scrittrice di erotismo in cui
spesso nei suoi racconti il connubio tra un senso, la gola, e l'altro, comunque tutto quello che riguarda l'eros, si sposano perfettamente e meravigliosamente. Quindi da questo punto di vista penso che veramente il suo profilo sia quello che meglio si adatta a questa sera. Detto questo, la cosa che a me piace raccontare nel suo caso specifico è come spesso si cade in un equivoco quando si tratta di scrittrici erotiche in Italia, un equivoco che lei dimostra bene come sia un equivoco che è frutto di una distorsione interpretativa tutta italiana, cioè che una scrittrice erotica, se donna, debba necessariamente corrispondere ai personaggi femminili che racconta, ma una stupidaggine di proporzioni abbastanza bibliche dal mio punto di vista, nel senso che come qualsiasi scrittore c'è un immaginario, ci sono delle sensazioni, ci sono dei mondi che raccontiamo, ma che non è detto che ci riguardino poi così personalmente, o anche se ci riguardano poi in quella maniera lì, no? Magari abbiamo sperimentato delle emozioni, ma non sono quelle che rovesciamo nei nostri racconti con quei dettagli, no? Questa sovrapposizione è molto sciocca dal mio punto di vista. Lei è una bravissima scrittrice, è una bravissima venditrice, e non è detto che le donne che raccontano le sue storie le corrispondano, o le debbano necessariamente corrispondere, e non è detto che questo sia un male, no? Questa cosa per uno scrittore erotico maschio non viene mai posta come problema, no? È una roba che mi ha sempre fatto così rizzare tutti gli auguri, fondamentalmente. E quindi, detta questa cosa, adesso preferisco lasciare, come dire, spazio alle sue parole, per cui vi leggo indegnamente, naturalmente, qualcosa di quello che ha scritto per questa magnifica antologia che vi consiglio a proposito del trionfo tra Eros e Cibo, perché ti rigola, che so, già dal titolo dice molto. Datemi un secondo per cercare il racconto, per...